Salve a tutti, aggiornamento del lunedì 19 luglio. Finalmente c'è Haaland e vediamo se ci sta qualche altra novità qua perché non ho proprio acceso oggi, ho appena staccato dal lavoro, vediamo un po' la situazione. Allora, qui chiudi, mi interessa, a me mi va di leggere tutta sta roba. Match day. Ottieni i giocatori della forza della tua squadra. Young Star sarebbero questi. Perfetto. Già. Andiamo a vedere un po' la situation dentro, va. Speriamo di riuscire a prendere questo Haaland, raga. Tanto per quanto riguardano le icon, ho smesso di girare, basta. Che l'anno è finito. E, vi annuncio che mercoledì 21 luglio e Konami finalmente rilascerà qualcosa riguardo PES 2022. Cosa di preciso non si sa, però vediamo, aspettiamo, speriamo bene. Monete My Club, 4000 per 5, punti a football 300. Perfetto. Allora, andiamo a vedere un po'. Tanto non c'è nulla, però do sempre un'occhiata perché in genere inizio mese aggiornano. Sì, c'è nulla di che. Comunque. Agenti squadra. Pool da collezione. Che non ci interessa ormai, raga, a fine anno. Penso che un po' tutti abbiano chi non shoppa, Ronaldo, Van Dijk, eccetera. Chi non ce l'ha. Pazienza, l'anno è finito. Ok, basta. Vai. Agente speciale. Allora, qui che cosa c'era da girare? Vediamo un po'. Non ho controllato. Che non ho girato. Ok, qui non ci interessa nessuno. Perfetto. Parte Donnarumma, ma sti cazzi, non vado a spendere soldi per Donnarumma, che già ce l'ho a 93, questo arriva a 95, ma sti cazzi, basta. Poi, allora, regà, questi sono i giocatori, i Young Stars, come cazzo si legge? Allora, qua c'è scritto giocatori di livello 30, quindi praticamente tu dovresti prendere questi giocatori e dovrebbero già partire dal 30° livello, sicuramente perché stiamo a fine anno. Se vedete qui, tutti livello 1 ci stanno scritto, ok? Quindi questa è la base, dovrebbe essere la base dei giocatori a livello 1. Infatti andiamo a vedere un po' qui, c'è scritto livello 1 su 44, sotto alla scritta Sancho ci sta... La bandiera dell'Inghilterra, c'è scritto livello 1 su 44, quindi questo 92 partendo da 1, ma tu quando lo prendi dovresti già stare al 30° livello. Andiamo a girare, vai, primo giro, vediamo un po' chi esce. Niente, non è svincolato. Dovrebbe essere svincolato il portiere, ma vaffanculo, va. No, non è. Sì, è il portiere Henderson. Va, ciao. Poi, continuiamo a girare. Eh no, e Haaland lo voglio, regà. Non è svincolato. In DD, che già ce l'ho, e mi arriva sempre a 95 a fine anno, ma potevi fare un po' più forte, eh. O potevi fare giusto un po' più forte a fine anno. Tacci tua Konami de merda. Allora io giro per trovare Davis che arriva a 98 e Haaland. Poi il resto del resto me ne frega un cazzo, regà. Ok, questo chi è? Musiala? Perfetto, questo ce l'ho. Questo ce l'ho e glielo do da mangiare. Questo arriva a 99. Questo Haaland, regà, arriva a 100 e... Una bestia. Bestia, che cazzo vedevo. Haaland! Subito, subito Haaland. Subito Haaland. Perfetto.
Perfetto, regà. Perfetto. 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 Vai. Avanti. Questo lo blocco proprio, blocca. Perfetto. Ottimo. Mo se mi esce Davis, sono contento. Spagna non è lui. Un altro Ansu Fati. Che cazzo ci faccio di Ansu Fati che già ce l'ho? Sancho. Sancho va bene. Perfetto. Ok. Basta, ci manca solamente... L'ho presi tutti quelli più forti, mi manca solamente Davis. Non è lui. Mamma mia, che schifo sto giocatore pure. Altro Sancho. Cioè pure Sancho fanno... Pure Sancho lo fanno svincolato. Boh, visto bene o visto male, raga? Sancho svincolato, non lo sapevo. Cazzo ci faccio di questo? Ok. Perfetto, ricominciamo. Ricominciamo. Allora, tanto vado un attimo a livellare allenamento. Vai. A livellare Haaland. E gli do da mangiare il mio che già ho. Dove stai Haaland? 96. Eccolo. E se non gli basta, devo andare comunque a pescare altri Haaland, scambiandole con le palle nere. Allora, preparatore del Diesp, come vedete, raga, già sta a 30° livello. Il motivo non lo so, penso perché sia fine anno. Ok, vai. 77.000, ottimo. Solo 4 livelli perché ormai questo... Ce ne dovrei avere un altro. Preparatore di ESP, preparatore di abilità, preparatore di ESP. Ce ne dovrei avere un altro, raga. Ma ne è uscito solamente uno, giusto? Sì. Solo uno mi è uscito. Solo uno mi è uscito. Poi che altro mi era uscito? Musiala, che era trequartista, era e trequartista. Ok, Musiala questo qui, io ce lo dovrei già avere perché io questi qua di solito li tengo, che tra l'altro non è manco oro, non è argento, ecco qua, ce li dovrei avere, ce n'ho uno. Sblocca, questi me li tengo sempre, regà. Questi giocatori così che so che poi vanno a diventare fortissimi. Andiamo un po'. Vai. 9.000 gli ha dato, ma vaffanculo, un livello.
Quanti livelli c'ha questo? 68, regà. 68 livelli, 68. Tanto non me ne basteranno, intanto ne converto, ne scambio 3. Allora. Allora. Cambia, vai. Altro un video lo vado a convertire, tanto adesso mi usciranno tutti i doppioni. Un altro Alan lo vado a convertire, tanto non mi basterà quello che ho scambiato. Perfetto. Ma adesso l'ultimo che mi manca non mi vuole uscire. Cazzo si chiama, Indidi, un altro vado a convertire Davis ovviamente non vuole uscire, tutti Indidi, ma è possibile che escono tutti uno di fila, uno di fila, tutti di fila. Quattro me ne sono usciti, regà. Casualità? Sì. Konami fa tutto così a caso. Tutto a caso. Quattro di fila. Questo non è male. Mi piace Ryze a me. Mi è sempre piaciuto dall'anno scorso, regà. E è forte. Un altro Sancho. Vai. Pure Sancho lo devo livellare, questa arriva a 99. Questo mi mancava. Mi sa che non posso più girare perché c'è un'altra volta pieno. Sì, mi fa girare, vai. Un altro Musiala. A rinforzare quello che già ho. Tanto di Alexander Arnold so pieno. Perfetto. Perfetto. Vai. Vai. Questo mi è già uscito, lo converto. Adesso devo convertire tutti, quindi capace che non mi serve più svincolare i giocatori o comunque convertirli in preparatori di ESP. Perché sono tutti doppioni questi. Musiala. Tanto questo qua non riuscirò a livellarlo comunque tutto, ce n'è un boato.
Adesso è il momento di Musiala, tutti Musiala mi stanno uscendo. Anzi, che mi stanno uscendo i giocatori che ci vuole tanto a livellare. No, ho sbagliato. Quello dopo. Allora, tanto andiamo a livellare questi qua. Andiamo a convertire questo che... Questo mi era già uscito. Ok. Poi andiamo qua. Allora, Sancho. Ce n'era qualcun altro. Qualche altro Sancho c'era, regalo. Bah. 96. Quanti livelli gli mancano? 9. Ciao. Ciaone. Vediamo un po' Alan, va. Io gliele, a questo non so perché preferisco dargliene una alla volta. Vai. 4.000. Che palle. Mi è arrivata a 99. Gliene mancano altri 6 livelli. So se ne avevo un altro o no, mi sa di no. Pretendo troppo, eh. Allora, Sancho. Questo è già livellato tutto, 30 livelli, tutti inditi mi sono usciti. E che cazzo ci devo fare con quelli che mi sono usciti, quell'altri? Tutti lui mi sono usciti. Allora, Musiala me ne erano usciti in bel po' pure di questo. Provo a tagliare due insieme, vediamo un po'. 149.000. Che livello? 48 su 68, raga. E chi c'era? Lui, Henderson, portiere, PT. Non è lui, PT. Non è lui. Eccolo qui. Livellato tutto. Guarda quanti cazzo, 360 e passa mi ha dato di questo. Livellato tutto, voglio sperare, sì. Mazza, 97 arriva questo. Porca puttana.
Sì, qua devo andare. Dai, e dammelo questo cazzo di Davis. Dai, andiamo veloce, va. Questo mi serviva. Vai. Me sa, perché questi essendo già al 30° livello, tocca vedere quanti livelli c'hanno. Un altro Musiala me va bene. Tanto non mi uscirà Davis, regà, non me lo vuole da. Così, quello che te, cioè quello che è, non te lo dà. Un altro Musiala va bene. Sono usciti tutti, sono usciti. Solo lui mi manca, vai. Vai che mo moda. Vai che mo moda. Niente, Musiala. Ansu Fati. Altro Sancho. Tanto questi mi servono per livellare questi qua che mi sono usciti all'inizio. Un altro Haaland, buono. Mamma mia, quanto cazzo può essere questo forte questo Haaland, raga. Non mi servi, cazzo. Cazzo, ce devo fare io con Didi. Ce l'avevo già, è già livellato tutto. Pure tu teoricamente non mi servi più perché ti ho già livellato tutto. Vai, finito. Perfetto, blocca. Vai, raga, ho finito di girare. Tanto sono usciti tutti. Quelle monete me le tengo solamente per i giocatori in risalto. Anzi, vi dirò di più. Provo a prendere questo Donnarumma forte. Tanto che cazzo c'è rimasto da girare, un cazzo. Verratti, poi vedo che ce devo fare con Verratti, basta, posso più girare. Perfetto. Ok, allora questo è quello nuovo.
Perfetto, vai. Allora, famo se questi altri due giri, che non ho voluto girare l'altra volta, ma sti cazzi, come detto prima, c'è rimasto un cazzo da girare ormai. Niente, non è voluto uscire, ma vaffanculo, va. Del regain non me ce ne faccio un cazzo. Allora, continuiamo ad allenare i nostri giocatori. Allora, questi qua sono gli ultimi tre. Davis. Prima di tutto, preparatore di posizione 1 e 2. Mazza, questo può stare dappertutto. Mi mancano 14 livelli. Dove stai? Una alla volta faccio. 300, perfetto, 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 perfetto. Ma ha già livellato tutto. Ottimo. Poi, Ansu Fati, che cazzo c'è dopo fa con Ansu Fati? Che già ce l'ho. Livelliamo pure questo, così almeno uno riposa e l'altro gioca. Uno riposa e l'altro gioca. Ansu Fati. Novecento e passa, già sta a 100. Perfetto. Holland. Perfetto. Allora, posso posizione 1. Perché non glielo dà? Posizione 1, vai. Ok, esp. Non so se c'è non altro. Perfetto, solo uno ce l'ho, vediamo se mi basta. No, manco per un cazzo mi è bastato. Allora, Davis. Andiamo su Sancho. Sembra che era uscito qualcos'altro di Sancho, eh. Eccolo qua, uno. Ok, Sancho non l'abbiamo livellato, vediamo un po' Haaland. Haaland, come cazzo lo chiamate? Di 9.000.
ce n'ha questo 34 livelli, aspetta, aspetta un attimo, innanzitutto vediamo un po' se si può allenare. No, sicuramente, certo. Poi vai, poi massa. Oh, allora, posizione. Quante posizioni c'ha questo? 1, 2, 3, 4 e 5. Sì, vai. Perfetto. Niente, sono lì. Adesso i livelli sono belli lunghi, cazzo. Mila 56, puff, arriva a 68. Ciao. Eppure questo non l'abbiamo livellato. Allora, cerchiamo di livellare innanzitutto Holland. No, 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 devo andare su contratti. Scambia. Poi fortunatamente lo posso livellare. Cambia, vai. Perfetto. Ok. Oh. Ma vaffanculo. Niente, devo convertire in altro. Scambia. Cambia. Allora. 10.000. Thank you.
Finiamo di livellare. Finiamo di livellarlo. Ce l'abbiamo le punte? 1. Vai, livellato. Ok, questo lo livelleremo il prossimo anno. Converto l'altro ciancio che già ho e proviamo a livellare pure quello. Allora, posizione. Sancho che è Neda, mi pare. Ok, io c'ho quello che arriva a 98-97, non lo so, questo. Sblocca. Converti, vai. Ci proviamo, regà. E dai! Ok, che è successo, regà? Porco due, non mi dica, ma ha bloccato, vai. Aspetta, prima gli do posizioni. Ok, poi abilità non c'è. Perfetto. Esp. Sancho. Dove stai Sancho? Eccolo qui. 79. Quanti livelli sopra? Arriva a 99. Pff, ancora c'è. Ancora. Che questo mi piace, questo Sancho. Per il momento lo lascio così, poi vediamo più avanti. Ok, abbiamo fatto. Allora, andiamo a vedere un po' il match day che c'è. Haaland non lo provo oggi, lo proverò la prossima volta. Tanto è una riserva di lusso. Ci andiamo a fare una partitella del match day. Ok, scelgo Germania perché ho già la squadra pronta senza che le faccio perdere tempo. Allora, per provarlo prendo questo tanto. Quanto cazzo può cambiare? Ah, c'ho pure lui però. C'ho pure lui però. C'ho pure lui adesso. Vai. No, Holland addirittura giù. No, sera. Va bene. Va benissimo. Proviamolo questo. Cazzo, vedevo di. Vai. Inizia partita. Schema di gioco. Qua c'è un cazzo da cambiare, giusto? Ecco qui, contropiede a Rummenigge, difendere di rigore, difensivo su di lui. E qua, regà, mi rimetto il tiki-taka perché fa
falso 9 sinceramente non mi ha fatto impazzire. Spalla punizione, metto lui. Perfetto, vabbè, basta così, vai. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti, le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è allora, invita i tifosi ad accorrere allo secondo, stadio. Eh. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le perfetto prime occasioni importanti. Vai. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Abbiamo un posto Musiala, va. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Luca, chi pensi possa essere giocatore decisivo oggi? Toni Kroos, il metronomo del centrocampo della sua squadra. È in grado di sfornare assist e passaggi millimetrici. E se è in giornata può davvero fare la differenza. Bravo Musiala. È un giocatore fondamentale in questa gara. Fuori gioco. Beckham in fuori gioco. Che ci ha messo Beckham in attacco, sì? Perde il duello fisico con l'avversario. Vuole sfruttare lo scatto. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Kane la mette sulla sinistra. Qui può partire il contropiede. Vai, Matthäus. Ma che cazzo di passaggio era, Rumè? Chilwell. No, ho sbagliato io, Gerrard opta per il lancio lungo. Rudiger era ben posizionato e intercettato il pallone. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione. Sto cosa non mi dispiace come terzino. Lui in realtà è un CLS, raga. Però, siccome non ho un terzino sinistro, l'ho messo lì e fa il suo lavoretto, lo fa bene. Milner. Ha la possibilità di andare verso la porta. Si fa vedere. Cerca la fondo, palla al piede. Oh. Oh. Non è l'assenza di tiri in porta a minare lo spettacolo di questa gara, ma la mancanza di energia da parte delle squadre. Meno male che mi ha fatto il filtrante davanti, oh. Un intervento in... Meno male. Meno male, cazzo. Bella, no, Gnabry. Questo fa un po' troppo sti passaggi del cazzo, secondo me. Sbaglia. Milner legge bene l'azione, blocca il pallone. Beckham. Ottimo. Sense. Ha bisogno del sostegno dei compagni in questo frangente.
la mette in profondità per il compagno. Pericolo. Stava a spigna lì Rummenigge, ha fatto bene a passarla al portiere. Milner, ottimo il fraseggio. È forte, a me piace questa cosa. Non l'avevo mai preso in considerazione, poi mi è servito mo. No, ma che passaggio era? Nera per Rummenigge. Spostano il baricentro sull'altra fascia. Milner. Palla a Beckham. Cazzo, mi ha sbagliato, sì. Il suo pallone è morbido. Sto cazzo è Rudiger, bravo. Toni Kroos. Non manca molto all'intervallo, ancora 0-0 in una partita però non priva di emozioni. Mostrano un buon controllo del gioco. Mancia resistenza Musiala, è già stanco. È già stanco Musiala. Chilwell. Gnabry. Pronto al tiro. Se mi facevi il gol era in grande, però niente Musiala, eh. Nada e nada, sei pure rosso sei adesso. Vai che è finito il primo tempo, vediamo un po' secondo tempo se riprendi un po' d'energia. Fa una certa di cambio. Vai. Sì, però è più stanco, adesso è più stanco, cioè Gnabry, lui si è ripreso Musiala, Gnabry è ancora più stanco. Bah. Non ha fatto nulla di che questo Musiala, non mi sta piacendo per il momento. Invece Sané, peccato che non ce l'ho un risalto, Sané che è veramente forte, regà. La Germania ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara. No. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Questo errore potrebbe esservi fatale. Oxlade-Chamberlain. Chilwell. La gioca in profondità. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Vai Sewell. Vai Toni Kroos. Gnabry. Kimmich. Gnabry. Vediamo se può capitalizzare. È riuscito a passare. No, cazzo. Era lanciato in porta, ma la difesa chiusa. Sì. Troppi giocatori. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Nello spazio per Owen. Sospiro di sollievo sugli spalti. Sbagliato. Sono riuscito a fare un'azione decisamente pericolosa. Ho sbagliato. Superiorità numerica, devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo. Poi c'è il giocatore già stanchi. L'avversario ha avuto la meglio. Ma che no. C'è fallo. No, ma sta a rischiare qua, raga. Cioè avevo tirato con Rummenigge, poi ho fatto ho usato il super cancel. Posizione senza dubbio interessante. Che cazzo. Questi calci di punizione sono quasi come un rigore per lui. Beckham! Miracolo di Khan! Dai, non ci può mettere mezz'ora a passarla, sì. Mezz'ora ci mettono a fa un cazzo di. Una cazzo di rimessa, oh. Ha spazio sulla fascia, cerca il traversone. Libera al momento giusto. Palla a Beckham. L'arbitro non ha dubbi. Ma vaffanculo. C'era forte o proverà la giocata di fino?
mezz'ora. Mezz'ora ci metti. Ogni volta a mezz'ora fa una cazzo di punizione, rimessa, angolo. Porco due, ma così difficile, regà. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Sané. Può andare in rete. La spinge in avanti. Rüdiger ha fatto buona guardia. Müller. Vai Sané. Mamma mia Sané, raga. Mamma mia Sané, porco due. Mamma mia Sané. Non è la prima volta che mi risolve la situation. Pure Rüdiger mi sta a giocare la paura. Si inserisce da paura Sané, oltre al fatto che comunque è bravo pure nei dribbling, è bravo. Passaggio in avanti nello spazio. Ottimo. Ottimo. Vantaggio che comincia a essere molto comodo. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Owen! Mamma mia che intensità! Stanno pressando come bestie a tutto campo. Sì, è questo che fanno le squadre che hanno una mentalità dominante. Vedi quanto sono bravi? Pressione sul portatore in spalla, accorciano bene sugli appoggi, a quel punto il pressing è perfetto, è difficilissimo gestire il campo. No, ho fatto troppi cambi. Vai. C'è l'opportunità per il contropiede. Sicuri in fase di palleggio. Milner, Kane, è in ottimo Becker! E non è riuscito a trovare il gol, è una grande occasione. L'importante è crearle le occasioni da gol. Se continuano così, possono tornare in partita. Milner ha già segnato in questa partita. No, ho sbagliato io. Si ferma qui la manovra. Oxlade-Chamberlain. Müller. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Sané. Beckham. È davvero una bella serie di passaggi questa. Cerca il passaggio filtrante. Fuoco. Miracolo di Khan. Chamberlain. Tiro lento, non può creare problemi al portiere. Toni Kroos. Pallone filtrante a superare la difesa. E c'è il buona raga, buona sfida, triplice buona. Il risultato che rispecchia una splendida prestazione. Vanno a raccogliere l'applauso da parte dei loro tifosi. Applauso. Buona sofferta, ma buona. Musiala non mi ha fatto impazzire. Ok, raga. Con questo è tutto, ci sentiamo prossimamente, poi proverò pure Haaland insieme a voi e ci vediamo giovedì. Alla prossima.